Siamo qui dei Marvels, è da poco uscito il singolo Pop Rock. Scusa, l'inglese mio non è... Pop Rock. Dopo l'uscita di questo singolo è previsto un disco? L'uscita di un disco? Sì, praticamente il singolo è uscito il 15 gennaio. Invece il CD uscirà il 29 gennaio assieme a un release party che faremo a Caserta al Diesis. Vuoi ripetere release? Release party. Release? Cosa ho detto? Ah, non è scenica questa tosse, è vera! Bello della diretta. No, faremo... Com'è stato lavorare con il youtuber Cane Secco? Sì, lavorare con Cane Secco e con tutta la sua squadra è stato molto, molto divertente. Tra l'altro siamo diventati anche molto... cioè siamo entrati in sintonia con loro, perché all'inizio c'era un po' di freddezza, come quando incontri qualcuno che non conosci proprio. E le abbiamo ascoltate, eravamo in contatto con loro solo tramite email, quindi non l'avevamo mai visti prima. Poi dopo siamo diventati subito, tra virgolette, amici con loro, e diciamo il rapporto è continuato anche successivamente, perché ci siamo sentiti anche su WhatsApp addirittura, sì. I numeri loro, quindi avevo mandato un sacco di foto porno a loro perché ci tenevamo tanto, esatto, affinché ci vedessero, no, nudi e crudi. Sì, e è stato anche molto stancante, perché il video è, abbiamo fatto una ripresa di una giornata intera, siamo stati dalle 9 di mattina fino all'1 di notte, sì, l'1:30. L'1:30 abbiamo finito, eravamo stanchissimi alla fine, quindi è stata una bella esperienza. Speriamo in futuro di rifarla. L'unica cosa che ci allontana da questa cosa sono i soldi che ci mancano per fare un altro video, perché quelli si prendono davvero tanti soldi. Sì, aspetta, però si prendono tanti soldi, ma lavorano tanto bene, se no gli fai cattiva pubblicità. Cioè i ragazzi si prendono il giusto. Non è vero. Si prendono, no, non giusto. È vero, no, si prendono il giusto. È per noi, perché noi siamo dei pezzenti, quindi non possiamo permetterci un altro video a quelle cifre, forse. Sì, il prossimo budget lo gireremo con 50 euro e praticamente saremo noi in una camera tutta quanta bianca, che non diciamo niente. E facciamo gli imbianchini, la facciamo ancora più bianca. Pensavamo di fare un fotogramma, neanche un video, un fotogramma. Ottimo. Però, dato che uscirà prossimamente il disco, prevederà una linea molto England oppure qualche traccia italiana? No, il disco è completamente England, tant'è vero che ci ha aiutato durante la fase di registrazione una ragazza canadese, Trisha Banducci, Ma quindi è canadese? Australiana, non mi ricordo. No, non è England, è Canadian. Vabbè, ma Canadian, English, australiana. Vabbè, comunque parla l'inglese meglio di noi sicuramente. Sì. Quindi il disco ha preso quella piega e per fortuna per la prima volta un nostro disco sarà cantato in inglese per bene, senza certi errori, però visto che il genere che facciamo lo consideriamo molto più esterofilo, un genere che richiede comunque, un genere comunque che per musicalità si adatta meglio alla lingua inglese che quella italiana. Dove avete registrato l'intero disco? Allora, l'intero disco l'abbiamo registrato da Francesco Catitti, che ha uno studio a Roma. Non ha uno studio, lui lavora presso uno studio. Lui lavora presso uno studio, lui è il mio correttore. E questo studio si chiama Overload Music Studio, se non sbaglio. Non ho proprio idea. No, mi pare che si chiama così. Ok. E sì, abbiamo registrato interamente lì, poi abbiamo fatto un lavoro di pre-produzioni sui brani. Lì siamo andati solo a registrarli, le preproduzioni le abbiamo fatte qui, ma anche un po' lì, se non sbaglio. Un po' qui, un po' lì, un po' là, un po' là. Sì, abbiamo fatto un po' lì, un po' qui, pro queste cose. Un po' ci sta. Di solito siete in tre, come mai oggi due? Perché purtroppo... Se tu hai guardato le puntate di Casa Marvel... Saresti darti una risposta, esatto, per questa domanda. E a questo... appunto Casa Marvel, com'è nata l'idea? L'idea di Casa Marvel è nata da
sì, va bene, l'idea, sì, tutte le cose le pensa Mario, anche perché quando noi pensiamo una cosa, Mario è subito pronto lì a troncare le nostre idee. L'idea è nata perché volevamo fare qualcosa che smuovesse un pochettino le acque, visto che mantenere attiva una pagina Facebook sembra una cretinata, ma non è per niente una cosa facile e scontata. Quindi pubblicare ogni giorno status, foto, video ci sembrava qualcosa che alla fine ci avrebbe portato davvero molto poco lontano. Ci è sembrato invece molto più idoneo creare un filo conduttore con una serie di episodi che tenesse le persone sempre allerta sulla nostra pagina. Tant'è vero, ci sono persone che tuttora ci chiedono: ma quando esce il prossimo episodio di Casa Marquez? Infatti, noi siamo diventati più dei youtuber che dei... Youtuber ovviamente male. Youtuber male. Sì, youtuber che... cioè, no, proprio no. No, e soprattutto oltre alla pagina Facebook era per tenere attiva la pagina YouTube. Se, perché ovviamente non essendo youtuber non possiamo pubblicare ogni settimana un video per tenerla viva. Abbiamo deciso di fare questa serie che a quanto pare è andata abbastanza bene, cioè per quello che ci aspettavamo. Sì, sì, zero pretese. Poi abbiamo cercato di tenere la pagina YouTube attiva con dei video di Mario che balla nudo, però abbiamo ricevuto solo sì. Tanti tutto non... il giorno così, tanti non mi piace e tante lettere dagli avvocati di YouTube che intimavano di toglierci subito il video, quindi l'abbiamo dovuto fare, purtroppo. Conclusione riguardo il disco: la differenza di questo disco con i precedenti, ecco, invitate i vostri fan a venire alla presentazione. Ma quali fan? Non abbiamo fan. Non abbiamo fan. Comunque la differenza principale degli altri dischi è che questo l'abbiamo prodotto assieme ad altre persone. Cioè, gli altri dischi erano interamente autoprodotti. Sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di idee. Invece, avere a che fare con altre persone ci ha fatto crescere. Ma non dico crescere tanto, perché si dice sempre le stesse cose, che uno il disco è più bello, è più grande, è più maturo. Abbiamo conosciuto tante persone che ci hanno dato una mano su diverse sfaccettature del disco, su diversi brani. E il risultato a noi è piaciuto. Ti è piaciuto? A me no. No, anche a me effettivamente. Hai appena detto che ti è piaciuto. Vabbè, lui è un bugiardo. Mare, ma non lo state a sentire. Scrivigli bugiardo qua sopra. Ma è una facciata che uno dà. Sai, come quando per esempio tu vinci un premio e dici sì sì, ringrazio tutti i miei fan. In realtà vorresti dire: fanculo, sono io il più forte. Normale, oppure, che ho vinto io. Oppure come quando vai a suonare da una parte e dici che quella città è sempre la più bella del mondo.